Hola, rieccoci, ciao a tutti. Allora, scusate se il video è uscito con qualche giorno di ritardo, ma non so se voi avete seguito quel discorso che è successo, mi pare di... Ora, non, io sono sincero, con precisione non lo so, però mi riferisco comunque a quel discorso che hanno hackerato tutto, insomma, che PlayStation Network, insomma, l'online o non funzionava o se... Per chi andava veramente male, insomma, il video appunto non sono riuscito a farlo, diciamo, nei tempi standard, diciamo così. Comunque, notate qualcosa di strano se mi seguite spesso per me nei video, comprate il video precedente. Allora, se non notate, vabbè, ve lo do io. Innanzitutto guardate il giocatore che ha selezionato, lui, Paul Pogba, l'ho preso. Come ad esempio anche inoltre l'esterno. Però, oltre a che è quadrato. Comunque, però... Per poter prendere questi due ho dovuto vendere alcuni giocatori. Come ad esempio, non so se vedete anche magari quelli in panchina, o perlomeno li serve anche. Non c'è più Mario Balotelli, l'ho venduto, sì, perché fra l'altro, nonostante comunque un po' di fisico e anche la potenza del tiro, per quanto mi riguarda, secondo me ce l'avesse, cioè ce l'aveva, anzi che ce l'avesse, insomma, insomma, l'ho venduto per poter prendere questi due. Inoltre, ora non so se voi lo sapevate o no, ora scusate se sono lungo come cosa, però ve lo voglio dire. La vigilia e il Natale stesso, se non erro, se non, per chi si connetteva alla web app, riceveva il regalo dei pacchetti mega, insomma, mega pack, insomma, era lì, diciamo, di Natale, che, nel quale uno poteva trovare giocatori, oggetti, consumabili, insomma, tutto. Che vabbè, non poteva rivendere, nel senso che non lo puoi mettere in lista dei trasferimenti se lo scarti prendi zero. Insomma, e vabbè, inoltre ho trovato anche appunto contratti. E anche se per ora c'è Pioli a destra, probabilmente al prossimo video troverete un altro. Ho trovato Van Gaal. Vabbè, questa è una cosa che comunque in aggiunta. Niente, poi ho trovato altri Osi e altri giocatori che comunque purtroppo non mi servono. Insomma, vabbè, comunque questi lì loro. Io il Pogba è quadrato, l'ho dovuto pagare, tanto per essere chiari. Vabbè, questa era un'aggiunta. Spero che comunque voi, per chi appunto si è connesso alla web app, possa aver trovato dei giocatori, insomma, degli oggetti che appunto li possano tornare utili. Comunque, iniziamo a giocare. Basta chiacchiere, qui è durato, non so nemmeno io quanto. Via, guardiamo un po' di riprenderci perché ci eravamo lasciati comunque in una situazione piuttosto non critica in maniera esponenziale, ma nemmeno tanto buona, eh. Insomma, vediamo. Eccoci qui, prima partita. Ma no. Oioi. Vai, così. Vai, iniziamo. Vediamo un po' che formazione c'ha. Valutazione 83. Deschamps come allenatore. Mamma mia. Mi porta un'ansia. Infatti, di Dio, se spero di trovare. Vedrà gli scartoni. Insomma, via, speriamo bene, dai. Dai che sono cario. A vedere. Attenzione quadrato. No, Madonna. Vai Carlitos. Vai Carlitos. Tira. Eccolo lì. Carlos Tevez. Dopo 11 minuti porta in vantaggio l'Atletico Livorno 1-0. Attenzione. Tevez. Ancora. Ok, Carlitos! Quant'è? Sedicesimo si può dire. Dai, via, verso il sedicesimo, 2-0. Sempre lui, Carlitos Tevez. Ale l'ha fatta, ha fatto la zotta. Ale, no! No! Fatta una zotta, l'ha fatto, Dio buono, Dio. Carlitos Tevez, tripletta ragazzi, ma dove l'ha messa? L'ha messa nel 7. Mamma mia signora, messa forte. Uale, tirale, Dio buono, Dio. Ancora, mamma mia, niente. Buona, mamma mia, si gioca. Mamma mia, si gioca. Tevez è roba tua, questa. E ancora lui. Carlitos
Carlitos, no, bimbi. Cos'è? Poker? Si dice poker, vero? Sì, poker. Mamma mia, va a tragoglia. Sta una grande azione comunque. Boia, luck. Ancora, Remy Cabella, ma vedrai che l'avversario ha smesso di giocare, non si sa, era tutto fermo, non so, poi si è sbagliato, boh, comunque 5-0, aioide, però così non, cioè, se dovessi, dovesse essere fermato non mi garba giocare così a me, eh. Finisce così, lui dopo, cioè quando ve l'ho detto prima, ha smesso di giocare. E diciamo che l'unica cosa che ho provato sono tipo 6 tiri da lontano, altro che ammazza il tempo. Comunque, meno male abbiamo vinto, diciamo che è più che meritatamente, a parte appunto il fatto quando lui si è fermato. Comunque, mentre Kari avevo parlato di Pogba. Allora ragazzi, Pogba io ce l'avevo già usato per farci soldi per poter poi comprare Cuadrado. Io vedo una cosa, non è il Pogba mostruoso l'anno scorso, intanto vi 10 punti. Però c'ha un tiro, mamma mia. Mamma mia. Ora l'anno scorso secondo me era una cosa abominevole, era troppo forte, non so se vi ricordate. Che quest'anno non è così forte, costa decisamente di più. Però se ci avete l'opportunità di comprarlo, compratelo, datele a me, vai. Seconda partita di questo video, chiaramente. Insomma, questa volta confido in me, nel senso, nel gioco in casa. Boh, valutazione 86, mamma mia, signori. Cioè, questo c'ha il Bayern praticamente. A parte cose, il centrale e il terzino destro. Mamma mia, signori. Boh. Buona, 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 buona. Subito lì. Tiro. È buona. No. Tira Edu! No! Dio buono di! Vai tra me! Tra me! Non va! Vai Edu! È tua la fascia! Vai Edu! Netto! Netto! Rigore netto! Vai Edu! Cartellino come giallo! Guardami un po', arbitro Chinese! Giallo, eh. Ma ci fa Gonzalino a battere. Gonzalino regalaci questa gioia. Dai, eh. Gonzalino di. Eccolo lì. Higuain 1-0 di. E andiamo. Però stiamo calmi. Stiamo calmi. D'ora in poi, se mi riuscirà, starò sempre calmo. Perché tutte le volte poi mi porto autosfortuna, diciamo, no? Comunque 1-0, Gonzalino, Higuain. No, 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 Roberto non perdona, Roberto non perdona. E Roberto non perdona infatti, 1-1. Maremma tremota, di. Dormito ho fatto in difesa, di. Vai Remy! No, Cabella! De Sciglio! Cosa ci fa De Sciglio assurdo? Vai Cuadrado! Madonna! Tira! No! Tira! No! È tutte le volte, sul finale è così. Non ci voglio ridere, 90esimo a tempo scaduto. Dai, però è meritata, ragazzi. Lui non ha fatto veramente niente. Cioè, a parte il tiro di Lewandowski e una punizione così inutile sul primo tempo, questo sarà il terzo tiro. Dai, però, oddio. Dai, via, finisce così. Sconfitta decisamente immeritata. Che palle. Non so buona perché queste tre partite, cioè volendo posso sempre andare in D1, ma è una pesata, è difficile, non va bene. Terza partita,
Rijon casa, perché comunque la connessione andava male, incredibilmente, però mi ha portato sfortuna. Vediamo se riesco a sfatare questo tabù, questo mito, no? Di perdere in casa. Allora, 179, c'è cioè la Serie A. A meno che non sia un fenomeno, la squadra è abbastanza abbordabile. Dai! No! Mamma mia, non me l'aspettavo nemmeno io questa traversa verde. Boh, con deviazione lì. Vai Edu! Vai Edu! È tornato Edu Vargas! E andiamo lì, con un po' di fortuna, ma come dio sempre, alla fine l'importante è che vada dentro, battala dentro, no? Infatti, luck 1-0 lì. E andiamo. Mamma mia, poi questa ragazza è Godic Andrea comunque, fa tutto lui ha fatto. Comunque 2-0, mettilo lì, Higuain, vai. Schiocchete. Dai. Che zotta ha fatto Andanovic? Perché l'ha presa? È aperta la partita, la vedo, ma non lo salta. Dai, ma che cazzo di scusate, ma di che palle, vedi? Il gol di prima. Non faceva la zotta lì. Ora poteva essere top 2-1. Doppietta di Chetardi. Dio buono, Higuain, se la pigiava di più, de. Mamma mia che ansia. No, ma dai. No, Bimbi all'86esimo, non ci voglio erede, non ci voglio erede. Ma dai, la seconda volta di fila che pigliavo negli ultimi 5 minuti, diciamo, della partita. E la vado a perdere così. Madonna buona. Finisce così, bimbi. E con questa partita finisce anche la speranza di poter andare in D1 perché matematicamente è impossibile. Quindi l'unica cosa che mi rimane a fare è la salvezza. Speriamo di ottenerla in queste due partite rimaste. E comunque, niente, vai. Ah sì, va, la voglio di uguale. Prima avevo parlato di Pogba, a questo punto parlo anche di Cuadrado, anche se vedrà non era titolare, insomma non ne ho giocato. Diciamo che Cuadrado, anche lui, magari mandoci il periodo costa di meno, se ci avete l'opportunità compratelo, perché comunque è un buon esterno destro. Per ora di veri provati, a me mi gabba sinceramente Cuadrado e Candreva. Furbi un po' di meno. Comunque guardate i video, Madonna santa, poi perde così. Mamma mia. Vabbè, può capitare. Mi fa strano anche dirlo, fra l'altro, comunque questa è la quarta ed ultima partita del video, perché come avete visto, purtroppo l'unica cosa che mi è rimasta è la salvezza, che poi aspetta, ho sbagliato, mi è venuto in mente ora, se vinco, perché se pareggio o perdo non è l'ultima partita del video, insomma se dovessi vincere questa potrebbe essere la quarta ed ultima partita del video, comunque come sempre squadra Plutonia, avversario. E Un niente, saluto da giochiamo. Matteo Gepardo e da A Griezmann nel mezzo. Dio buono, Dio. Mamma mia, che ha fatto gol. Intanto rivediamo il replay della parata di Antonio Gomez. È stato un gol sicuro per chi può dire. Vai, Tonio. Tiro respinto. Addio, Tiro Giorgio. respinto E addio. Mamma mia. Ayo Mertens. Ayo Mertens. Madries. Yes! Mertens! 1-0 al 28esimo e andiamo. La salvezza momentaneamente c'è. Tira Tevez! Centra No! il tiro difensore. Vai Claudio! Vai Claudio! No, Claudio! Mettila! Canzone in aria. Via, via! Si chiudono così i primi 45 minuti. Mertens.
Vai Ale, vai Ale, tira Ale. No, no, eccolo lì. Carlito, sempre lui, ragazzi. Come è forte. Non smetterò mai di dirlo. 2-0, dio. Inizio di presa. Vabbè, qui c'ho anche un po' di culo. Va detto. Ancora. Sempre lui. Carlos Tevez. 3-0 al 55esimo, dio. Vamos. Oddio, oddio, oddio. No. Vabbè, 90esimo. Dumbia. Ci può stare, vai. Mamma mia. Un altro no. Vabbè, è finita. Rune comunque, eh. Via. Finita, via. La salvezza c'è, almeno vederla, quindi meno male, diciamo, si è conquistata con una partita di vantaggio, cioè diciamo con una partita rimasta, perlomeno non è stato, c'era il rischio di non farcela. E niente, mi dispiace non avercela fatta andando di uno, comunque io ci credo sempre e questa volta posso rifare tutto, rifarò solamente il video dove si vedrà che vado in D1, se ci andrò. Quindi non so quando uscirà il video, il prossimo. Vabbè. Detto questo, vi ricordo che se volete di mettere mi piace, di condividere il video. E niente, vabbè, e soprattutto iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati. Detto questo, ci rivediamo al prossimo video. Vabbè. Ciao a tutti.